Eccoci al nostro appuntamento settimanale. Oggi parliamo di capitalismo, parliamo del mondo in cui viviamo, di queste incertezze, delle agitazioni, ma anche delle speranze che ognuno di noi porta con se stesso. E la prima cosa che mi viene in mente è un libro ormai non più contemporaneo, ma secondo me ancora di grande attualità, che è un libro di Bauman che parla di società liquida. La società di oggi, lo vediamo da ciascuno di noi guardandoci attorno, è una società che ha perso dei riferimenti, se vogliamo, cioè quelle certezze che avevamo, insomma, le direzioni e le priorità dettate dalle linee politiche di un paese, in qualche maniera non sono più sufficienti. Non sono più sufficienti perché, insomma, le voci che entrano in campo, la possibilità di ciascuno di esprimersi, crea da una parte, appunto, una grande senso democratico del pensiero e dall'altra anche dell'incertezza, dei punti interrogativi su quali devono essere le formule che adottiamo per il futuro. Potremmo anche dire di aver già visto questo tipo di pensiero con Popper che parla del collasso della società chiusa. Potremmo dire che l'effetto di questo lo vediamo e la naturale reazione impulsiva che è quella di cercare la critica nel sistema stesso, lo vediamo nella Brexit, lo vediamo con il risultato di queste ultime elezioni italiane, talvolta non può essere la risposta definitiva. Secondo me quello che in realtà stiamo affrontando è un cambio di paradigma, stiamo affrontando il fatto che so, ci sono dei meccanismi che chiaramente non sono più sufficienti per come sono stati disegnati. In primis, parlando appunto del sistema capitalistico, insomma, ci troviamo di fronte a una distribuzione della ricchezza che capiamo tutti quanti che non è sostenibile, con questa forchetta che si apre sempre più ampia tra chi sta bene e chi sta meno bene. Mi piace anche ricordare che a questo già da anni insomma, è un tema che viene affrontato da alcuni visionari, per esempio Bill Gates per primo ha parlato di capitalismo creativo, un capitalismo in cui c'è la necessità che chi è più fortunato possa in qualche maniera pensare a quelli che hanno bisogno di una nuova via di sviluppo, per un fatto di risorse, per un fatto di storia, per un fatto di cultura. Noi all'Aventura Investimenti abbiamo sempre cercato di puntare sulla qualità della corporate social responsibility, del rapporto con il territorio, di creare un ambiente di lavoro opportuno, del controllo delle relazioni con i fornitori, insomma, con i clienti finali. E abbiamo scoperto poi nel tempo, che questo paga e questo non è un costo, ma è un buon investimento. Ecco, come una volta mi ha raccontato Al Gore quando l'ho incontrato, è un concetto contemporaneo, quello di immaginarsi che questi tipi di sforzi, di essere attento agli interessi degli altri, non siano solo dei costi, ma sono delle opportunità per avere un'azienda migliore, per avere un ambiente più consono, sicuramente per uscire dal tema della pura filantropia. Concludendo, io penso che si possa considerare il fatto che il capitalismo oggi non è morto, non è finito, ma sicuramente si deve porre dei punti interrogativi per evolversi in qualche cosa di più contemporaneo. Alla prossima.